bene, pare non ci fosse realmente nient'altro. Per quanto riguarda attonare la torre, lo faremo dopo. Adesso torniamo al sistema dove si trova Noveria. Esaminiamo tutto quello che circonda Noveria. E poi procediamo con il nostro piano iniziale di qualche tempo fa, e cioè mettere i bastoni fra le ruote a Saren. È in arrivo un messaggio urgente dal comando dell'Alleanza. Te lo passo subito. Grazie, Joker. Shepard, sono l'ammiraglio Hackett dal comando dell'Alleanza. Qui abbiamo un problema. E lei è l'unico in grado di risolverlo. Esattamente quale sarebbe il problema? Questa sarebbe la risposta che mi sento di dare, anche se il come al solito era una grande tentazione. Cosa posso fare, ammiraglio? Nell'ammasso Gemini Sigma c'è un campo d'addestramento dell'Alleanza in cui vengono collaudati armi e tecnologie in simulazioni reali. Reali? Una delle IV che usiamo per simulare le tattiche nemiche durante gli addestramenti non risponde più ai nostri comandi. È sfuggita al controllo. Non è un EV, quindi praticamente, perché. Mi sta dicendo che quel computer ha iniziato a pensare in modo autonomo. Non siamo stupidi, Shepard. Qui si tratta di un'intelligenza virtuale, non di una vera IA. Non è autocosciente e non può accedere ad alcun sistema esterno. Non c'è nulla di E allora come ha illegale. fatto? Chi è che Il la supporto controlla? delle intelligenze virtuali è fondamentale per il nostro successo militare. Possono elaborare migliaia di rapporti e reagire in qualche nanosecondo, cosa impossibile per gli umani. Attraversare Sì, non dicevo questo. il campo d'addestramento fino al nucleo dell'IV e disattivarlo manualmente. Ah! Mi sembra la cosa più tranquilla e sicura da fare. Non si può disattivare a distanza. I nostri dispositivi d'emergenza non rispondono. L'IV ha sempre lavorato in una rete chiusa, in modo che non possa interagire con i sistemi esterni. Questo ci impedisce di accedere direttamente ai suoi processi. Potremmo bombardarla dall'orbita, ma i danni alla struttura sarebbero catastrofici. Preferiamo inviare qualcuno a disattivare il nucleo. Qualcuno come lei. Lo so che gli spettri rispondono al consiglio, ma lei è pur sempre un umano. Fa ancora parte dell'esercito Bah, dell'Alleanza. questo da vedere. E ora abbiamo bisogno di lei. L'IV controlla le difese automatiche, le armi e i droni della struttura. Lei è l'unico in grado di risolvere questo problema, Shepard. Buona fortuna. Va bene, figurarsi. Qui davvero è come al solito, sempre noi. Daremo una mano perché la daremo, che siamo delle persone un po' troppo buone. Ma senza fretta, con calma. Ora, esploriamo quello che c'è intorno a Noveria. Noveria è un piccolo pianeta roccioso e ghiacciato considerato abitabile, anche se estremamente inospitale. È gestito privatamente dalla Corporazione per lo Sviluppo di Noveria, che mette a disposizione i suoi laboratori per ricerche ritenute troppo pericolose o controverse per essere condotte altrove. Per via di queste sue peculiarità, Noveria è spesso al centro delle più fantasiose teorie cospiratrici. Ok, ci sono 361.000 comunque anime in Noveria, per quanto sia inospitale. Atterriamo. Qui nave Normandy, richiediamo un vettore ed una posizione d'atterraggio. Normandy, i sistemi difensivi sono armati e puntati su di voi. Fornite il motivo della vostra visita. Affari della cittadella. A bordo abbiamo lo spettro del consiglio. Permesso di atterraggio concesso, Normandy. Paura, eh? All'arrivo procederemo alla conferma dell'identificazione. In caso di irregolarità, la vostra nave sarà messa in quarantena. Giusto, ci può stare. Che bel posto. Penso che ci trascorrerò la prossima libera uscita. Fantastico, Joker. Bene, in questo momento non è tanto che voglia parlare con l'equipaggio, perché le cose interessanti devono ancora avvenire. Sentiamo giusto se Joker ha un altro commento, anche se ho dei dubbi a riguardo. Comandante, posso esserti utile? Nah, a Ora devo posto. andare. Ci vediamo. Andiamo. E non so. In Noveria era un pianeta gestito, il consiglio vuole capirne il motivo. Indagare sull'attività dei Geth sul pianeta.
Sapete che vi dico? Torniamo old school. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Bene. Guardiamo come siamo messi. Beh, Garrus la dovremmo avere appena equipaggiato, credo. Ah, l'Avenger 4 fa più danni? Con meno colpi consecutivi? Proviamo, mi serve DPS, come ho detto. Qui abbiamo Guardian 4 che ha un po' meno protezione dai danni, ma molti più scudi. Proviamo. Non abbiamo protezione tecnobiotica, ma se siamo contro ghetto similari non dovrebbe essere un problema. Beh, l'armatura Guardian 4 al momento è meglio su tutto. Guarda quant'è corazzato il nostro ragazzone. Allora, a te abbiamo dato un'impressione contro i danni secca. Noi avremo anche volendo la ablativa. Rigenerazione scudo e tempra. Non per te. Scudi più 10, precisione in movimento più 10, riduzione ricarica 10. È carina questa. Noi non siamo gente che si muove in movimento, ma... Potete darti anche degli scudi anche a te, piuttosto che stato ablativo. Proviamo con un condensatore anche a te. E vediamo come te la cavi con molti più scudi. Sono curioso. E da fucile hai l'Hurricane che è meglio. L'Hurricane 5 è decisamente meglio. E avevi una canna potenziata 2. Danno. Beh, ti posso dare direttamente l'estensore 4, credo. E come colpi sintetici, puoi darti chimici in realtà? Vediamo con i colpi chimici tu come te la cavi. 76k, non è tantissimo, ma ce la possiamo ancora cavare. Ho fatto un bel po' di omnigel con roba. Adesso 83 ci dovrebbero bastare almeno momentaneamente. E quindi prossimamente venderemo per fare un po' di cash. Salve. Lei è qui per le news o per controllarci? Pare tipo telecamera da news. Attenzione, avere freddo è meglio di essere morti. Grazie al piffero, Garrus, comunque sì. Voglio riscaldarmi un po' il sangue. Trovami qualcuno da uccidere. Non era più semplice un fuoco? Vabbè. Questo non mi stupisce comunque. Questa è... No, non c'è nessuna nave. Perfetto. La mappa cosa ci dice qui? Dogana. Ok. E qui siamo attesi. Meko Matsuo. Fermi dove siete. Qualche problema? C'è qualche problema, gente? Spero per te che non ce ne siano. Kaira, sì, questo arrivo non era in programma. Ho bisogno delle vostre credenziali. Prima di darle io le mie, mi dica lei chi è. Prima lei. Noi siamo la legge. Mostra un po' di rispetto. Sono il capitano Maeko Matsuo, del servizio controllo rischi Elanus. Non ha autorità su di me. È implicito nel fatto che siamo uno spettro nel caso dovessimo dirglielo. E quindi... Neanche Marina dell'Alleanza, io sono qui in quanto spettro. Sono uno spettro, mi chiamo Shepard. Tutte cazzate, capitano. Dovremo controllare. Controlli. Devo anche informarla che su Noveria le armi da fuoco sono bandite. Sergente Stirling sequestri. No. Sono uno spettro. Non ci provare. Non vi consegneremo le armi. Caricate e puntate! Le faccio notare che siamo autorizzati a uccidere. Ha tempo fino a 3 per consegnare le armi. 1, 2. Lei potrebbe essere 3. Con Capitano Sara. Capitano Manzo, abbassi le armi. Abbiamo confermato la loro identità. Gli spettri sono autorizzati a portare armi, capitano. Perfetto. Potete procedere, spettro. Spero che d'ora in avanti la vostra visita sarà meno turbolenta.
Parasini-san la riceverà al piano di sopra. Vedi di rigare dritto. Rinnegato 2. Il discorso, signori, è che io... non ho nessun interesse nel creare scompiglio. Mi conoscete. Sono una persona in realtà che cerca di fare sempre... diciamo, ottenere il massimo risultato con il minimo di impegno, soprattutto di vite innocenti. Però in questo momento, in questo pianeta, che sappiamo essere di interesse per Saren, non posso permettermi di andare disarmato. Che potrei essere una facile preda per qualsiasi assalto. Non è proprio possibile. Fuori da qui! Fuori? Mamma mia, ragazza. Tu non credo che sia un Turian interagibile. Sono sicura che Parasini-san saprà rispondere a tutte le sue domande. Lo spero anch'io, anche perché non ho idea di chi sia Parasini-san, ma pare che qui siano fissati con il Giappone. Si chiamano San. Ci manca il Dono, il Chan e altre cose simpatiche. Qui è tutto chiuso, va benissimo. E c'è un ascensore qua? Altre telecamere. Qui sono un bel po' fissati per... la sicurezza, e forse anche questo che... Odio il freddo. Non l'avrei detto. Ai Turian non piace il freddo, Shepard. Non te l'avevo mai detto? Chi è nel nostro equipaggio cui piace il... Rilevatori di armi, non ci faccio caso. Dico, chi è che da noi apprezzerà il freddo? Comunque, Gianna. Io sono Gianna Parasini, assistente dell'amministratore Anoleis. Ci scusiamo per l'inconveniente accaduto nell'hangar. Ma si figuri, il suo intervento è stato fondamentale. Grazie per averci fatti passare. Non c'è di che. Il nostro capo della sicurezza stava solo facendo il suo lavoro. Tra i miei compiti figura anche quello di accogliere i nuovi arrivati. Ha qualche domanda? Mi sembra di aver capito che qui tutti i ruoli di interesse e potere, non tutti, ma buona parte, siano femminili. O quantomeno i ruoli armati. Interessante. È molto ben difeso per essere solo un piccolo spazioporto. La commissione esecutiva prende qualsiasi precauzione per proteggere la privacy dei propri clienti. Le nostre indagini hanno la massima priorità. Agisca con prudenza. La commissione potrebbe farle causa. Neanche un avvocato Asari riuscirebbe a vedere la fine del processo. Allora quanto potrebbe interessare a me? Un processo che dura più di 1000 anni, per quanto mi riguarda, è veramente come se non esistesse. Qui da voi è arrivata qualche persona insolita? Tipo una non persona? Insolita? Qualche giorno fa è arrivata una matriarca Asari. Il suo nome è Venezia. Il braccio destro di Saren è qui. Immagino che stiamo per salutare Brex. Posso parlarle? Venezia è partita per la Vetta 15 alcuni giorni fa. Presumo sia ancora lassù. Potrebbe dirmi come arrivare fin lassù? Prima l'amministratore Anoleis dovrà autorizzarla a lasciare lo spazioporto. Dove posso trovare l'amministratore? Il suo ufficio si trova al piano principale, a sinistra, appena usciti dall'ascensore. Ho capito. Possiamo entrare adesso? Certamente. Se ha bisogno di qualcosa, può trovarmi fuori dall'ufficio dell'amministratore. Comandante, sarebbe utile portare... Stavo per dire la stessa cosa. Conosce sua madre meglio di tutti noi. Stavo per dire la stessa identica cosa. Andiamo a prendere Liara e... Sebbene mi fidi più di Vrex per quanto riguarda il farmi da appoggio e da assistente per evitare che vengano a uccidermi malamente, preferisco Garrus per le interazioni. È comunque molto più sveglio di Vrex. O quantomeno si dimostra più abile nella parlantina. Era questa la nave? Sì. Quindi, rientriamo nella Normandy e prendiamo Liara. Di sbarco. Decontaminazione in corso. Decontaminazione in corso. Tutto questo solo per riuscire immediatamente. Che bello. Allora, Garrus e Liara. Accettiamo. E vediamo se... Compensazione, pressione... Non penso ci siano punti da assegnare a nessuno di voi, vero? No. Interna. Perfetto. Con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale e... Presley assume il comando. Probabilmente in caso di combattimento questo team, l'abbiamo visto, non è il più robusto. Ma...
ce lo faremo andare bene. Il punto è che se non c'è né Vrex né Ashley, tendiamo a essere un pelo cagionevoli. Me ne sono accorto molto bene. Ora, noi dovevamo andare nella vita? Ci sta l'Ashaport Hansan e dobbiamo farci dare il permesso dall'amministratore Anoleis. Comunque, per andare alla vetta 15 dobbiamo uscire dal porta Hansan, quello. Quindi dobbiamo proseguire oltre il controllo delle armi. Chissà se ribippa o se ci hanno classificato ormai. No, ormai ci hanno classificato e non bippa più. Babbini. Non vedo l'ora di andarmene da questo pianeta ghiacciato. Ok, giusto per curiosità, Aliara, non piace. Benvenuti il freddo. A Port Anshan, centro d'eccellenza a livello galattico dello sviluppo e della ricerca scientifica indipendente. Per la vostra incolumità e per garantire la privacy degli altri ospiti, consigliamo di rispettare le direttive fornite dagli addetti alla sicurezza. Per qualsiasi esigenza, il nostro cordiale staff amministrativo è a vostra completa disposizione. Grazie e buona permanenza. Gentilissimo. Caricamento più lungo della storia. Vedo che c'è un mercante qui. I dirigenti ci hanno ordinato di non parlarti. Hanno paura di divulgare informazioni a uno spettro, eh? Mercante Oppold. Il sottoscritto porge i suoi saluti. Voi siete lo spettro in visita a Port Anshan. A parte che mi sono appena presentato, quindi davvero mi fai saperlo. Due, se mi fai dei prezzi infami tipo per il turista, lo verrò a sapere e ti farò malissimo. Le notizie circolano in fretta da queste parti. Certo, stimato spettro. Il vostro arrivo non è stato accolto con molto favore da parte delle compagnie locali. Perché fate un sacco di impicci, vero? Vi è un problema che voi potreste risolvere. Se potessimo stringere un accordo, il sottoscritto vi ricompenserà adeguatamente. Il sottoscritto si è procurato un oggetto speciale per un cliente. L'oggetto è considerato illegale in questo spazio porto, ma voi potreste superare i controlli. Questo è contrabbando, sì. Vorrei sapere che oggetto è, non mi crea nessun problema a contrabbandare qualcosa che qui sia considerato illegale se è un qualcosa che non mi generi ansie particolari. Vuoi usare la mia autorità per contrabbandare la tua merce? Ciò che intendevo. Io non toccherò un bel niente se non so di cosa si tratta. Il sottoscritto non può parlarne, ma vi assicura che il contenuto non rappresenta un pericolo per la sicurezza dello spazioporto. Allora, per la sicurezza dello spazioporto vuol dire che l'utilizzatore vuole, che ne so, usare un'arma biologica, ma non nello spazioporto? Appena fuori? Cosa voglio vuol dire? Voglio sapere chi è il destinatario di questo pacco. Il cliente del sottoscritto. Vabbè. Anonimo. Parliamone. Cerca di capirmi. Non posso rischiare di fare il fattorino per i miei nemici. Le vostre parole hanno senso. Il cliente è il Krogan chiamato Inamord. È un noto cacciatore di taglie. E piuttosto irascibile, oserei dire. Capite la premura del sottoscritto? Il Krogan non accetterà alcun ritardo nella consegna. Un cacciatore di taglie. Va bene. Sono curioso. D'accordo, nessun problema. Il sottoscritto ringrazia umilmente lo spettro. Il pacco verrà consegnato alla vostra nave. Non dovrete far altro che portarlo al sottoscritto. Vi prego di non informare l'amministratore Anoleis, altrimenti il sottoscritto dovrà pagare il suo silenzio. Comunque è pagabile. Il sottoscritto può esservi ancora d'aiuto. Che tipi, guarda. Potrei comprare qualcosa. Che schifo. Lo spettro sta cercando un articolo in particolare. Allora, vediamo un po'. Cose che costano. Ecco, 95k per un fucile d'assalto. Corazza pesante umana. Qui iniziano cose buone, ma non così tanto. Il nostro Naginata regge e botta molto bene. La Titan 4 è meglio per danni, ma non per gli scudi. Quindi se la sta giocando. Potenziamento Medgel. Licenza Rosenkopf Materials. Accetta. Ok.
Vediamo cosa possiamo vendere. E questa parte, diciamo, dai, su, vi interesserà poco. Andiamo oltre. E da giudicare dalla mappa, questo posto è abbastanza grande. Ufficio amministratore di qua, e di qui addirittura si va ascensore per l'hotel, ascensore per la Synthetic Insights, e un garage con il mago. E si esce. Ok, vediamo di capire qualcosa. Guardia Elanus. Sono in servizio, Spettro. Non posso parlarti. Ok. Guardiamo un attimo che cosa abbiamo qui. Allora, di là si dovrebbe andare verso l'amministrazione, se non ho capito male. Esatto, stranamente non mi stavo perdendo in modo conclamato. Ed è qualcosa. Voglio vedere se c'è qualcuno con cui parlare e cercare di capire qualcosa prima di andare a parlare con l'amministratore. Sì, in fondo siamo qui per cercare di investigare sulla presenza o meno di Get. Ed è un lavoro che vorrei fare bene. Non facciamo passi falsi, Shepard. Tecnicamente non siamo più nello spazio della cittadella. Vero. Fuori c'è un tempo pessimo, ma qui dentro si sta piuttosto bene, grazie alla Ok, lei era quella che aveva più paura del freddo, mi sa, insieme a Vrex. Ok, qui dove siamo? Qui si va verso la Synthetic Insights. Sì, andiamo. In fondo, parlare dell'amministratore ancora non ci serviva per scappare da qui, no? Lili Hierax. Spettro, vero? Mm-hmm. Sì. Esatto. Una volta ero un tecnico militare. A parte gli uomini di Maeko, qui sono tutti corporativi. Non fanno altro che sollazzarsi tutto il giorno bevendo acqua costosissima. Allora, oggi cosa posso fare per te? Mi sembri uno che si tiene ben informato. Cosa sta succedendo qui? Ci sono dei problemi alla vetta 15. La Synthetic Insights è stata chiusa da Anoleis. Ah! È arrivata una matriarca. Ah, Venezia. Ok. Sai dove si trova quella matriarca? Perché la stai cercando? Ha preso una navetta ed è partita per la vetta 15 prima della bufera. Avevo sentito. Cosa sta succedendo alla vetta 15? Chi lo sa? Ora c'è una bufera lassù. E non è certo la prima volta. Però in passato il collegamento satellitare non era mai saltato. Immagino. La vetta 15 ha sempre avuto una pessima reputazione. Nessuno vuole parlare di quello che succede lassù. E tutti quelli che ci sono stati ne parlano ancora. Cioè, non solo Noveria si parla del fatto che ci sono complotti, ma quelli che stanno su Noveria dicono che la vetta 15 è brutta. Andiamo bene. Cosa sai dirmi sulla Synthetic Insights? Si dice che Lorik Kin fosse corrotto fino al midollo. Quindi Anoleis ha fatto chiudere la sede della SI. Senza tanto trambusto, per non attirare l'attenzione degli avvocati stranieri. Interessante. Qual è il tuo ruolo qui? Sono il capo meccanico di Anshan. Puoi chiamarmi lì. Gli umani non riescono mai a pronunciare il mio nome per intero. Infatti è un po' complicato. Ordino una squadra di 12 persone, aggiustiamo le navette e cose del genere. Come posso entrare nel garage? Ti serve un lasciapassare. Puoi ottenerlo da Anoleis o da un dirigente. Ma dovrai lavorarteli per bene. Non è che potresti prestarmi il tuo? Certo. Se volessi essere licenziato in tronco e spedito in un angolo remoto della galassia. Le guardie ne controllano l'utilizzo. Ci sta. Devo andare. Devo andare. Sono qui se avrai bisogno di qualcosa. Quindi questo garage dovrebbe essere chiuso. L'accesso al garage è limitato. Sono in missione per la cittadella. Devo andarmene da questo posto. Se vuoi entrare nel garage, ti serve l'autorizzazione del signor Anoleis. Niente eccezioni, spiacente. Ok, potrei essere più violento con lei. In fondo è soltanto una guardia. Ma finché non ho parlato con Anoleis, quantomeno mi sembra... L'ascensore non risponde. Sulla porta è stato affisso un piccolo cartello. Synthetics Inside temporaneamente chiusa. Perfetto, dicevo, finché non ho almeno parlato con i dirigenti o Anoleis, pare brutto essere violenti. Cioè, magari basta andare là a chiedere gentilmente e mi forniscono tutto quello che mi serve. Ergo, aspettiamo di parlarci. Il mio piccolo vizio è sempre quello di voler esplorare però il più possibile prima
Non farci pentire di averti lasciato portare quelle armi. Più facile che mi ringrazierete. Sto dicendo, voglio prima esplorare tutto l'esplorabile e poi andare a parlare. I dirigenti ci hanno ordinato di non parlarti, Spettro. Sei uno spettro, vero? La direzione ci ha ordinato di non parlarti. Stavo soltanto testando se l'informativa fosse arrivata a tutti. Sapete, anche questo capita spesso, che ci sono delle informative manageriali che però non vengono trasmesse al meglio. E quindi ci sono dei dipendenti che lasciano, diciamo, scivolare all'esterno delle notizie riservate, altamente compromettenti. Quindi non date mai per scontato la potenza delle corporazioni. A volte fanno errori molto stupidi anche loro. Dove stiamo andando? L'ho dimenticato, ma... Voi dite qualcosa? In fondo è un ascensore. No, eh? Zero assoluto. Noi stiamo andando a... Come si chiama questo posto? Non lo sapremo mai. Perfetto. Una musichetta potevano anche metterla, però, eh? Cioè... Va bene. Ora... Come stavo dicendo, questo è il mezzanino. Oh, Lori. Mi serve un attimo del tuo tempo. Malincalis. L'umano al bar dell'hotel è un venditore della Binary Helix. Si chiama Rafael Vargas e voglio che parli con lui. Lei chi sarebbe? Mi conosci? Tutti ti conoscono, testa dura. Scusa? E questo ti rende perfetto per il mio lavoro. Tu sei una persona molto conosciuta, o almeno Vargas si penserà così. Penserà che sei qui per indagare sugli affari sporchi della compagnia e si distrarrà dalle tue... dalle mie vere intenzioni. Scusami? Sono già finito nei guai a causa di tizi strani appostati dietro gli angoli. Rappresento il consiglio della città di Aramali a Tessia. La nostra città è famosa per i suoi fabbricanti di amplificatori biotici. Perché alla tua città interessa la Binary Helix? Non fabbricano amplificatori. La BH si occupa principalmente di biotica. Alcuni sostengono che il dipartimento di Noveria ha chiamato delle biotiche Asari molto potenti. Commando, per la precisione. Vogliamo valutare i rischi potenziali alle tecnologie brevettate dalle Asari. Ti presenterai come acquirente a nome degli Spettri o dell'Alleanza. Dovrai discutere dei loro programmi di migliorie militari. Il tuo vero obiettivo sarà distrarlo. Ti darò un congegno che si inserirà nella sua rete via etere personale. Invierà alcuni virus di monitoraggio che si infiltreranno nella Binary Helix quando lui accederà alla loro intranet. Spionaggio industriale. Cosa ci guadagno? Denaro, naturalmente. Verrò ben pagata per questo e tu di conseguenza 500 crediti. Mi basta vendere una pistoletta ormai. Guarda, ero vagamente tentato perché in fondo spionaggio industriale di per sé non credo avrebbe ucciso nessuno, ma per 500 crediti. Arrivederci. Anzi, ti faccio pure la paternale adesso. Credi che questa uniforme sia solo per bellezza? Il mio lavoro è difendere la legge, non infrangerla. Mi sento un po' ipocrita. Credi che la Binary Helix obbedisca a tutte le leggi? Che non facciano spionaggio contro le altre aziende? Mi spiace, ma non è una buona scusa. Io mai, mai avrei fatto spionaggio industriale per 500 crediti. Qualunque cosa facciano non giustifica le mie azioni contro di loro. Molto bene, Spettro. Me ne andrò. Ottima decisione, cara. Trova esemplare 8 per questa scelta. Solo perché abbiamo fatto la paternale vintamente, proprio. Salve, si sieda pure. Prenda qualcosa da bere. Cosa posso fare? Oh, finalmente lei? Qualcuno che ci dà qualcosa da bere. Chi è lei? E lei chi sarebbe? Chi è questo Lori angelo salvatore? Kim. Al momento sono il direttore della sede locale della Synthetic Insights. Ah, peccato che vi abbiano chiuso. Ha avuto qualche problema in ufficio? Il signor Anoleis ha chiuso il mio ufficio con la scusa di trovare le prove della mia presunta corruzione. L'amministratore è un uomo molto interessante. È diventato piuttosto ricco dopo aver ottenuto il controllo diretto sugli affitti delle strutture di ricerca. Ah, questo è interessante. Mi sembra una coincidenza molto strana. Non esistono coincidenze. Precisamente. Strane.
Io ho ottenuto le prove dei crimini di Anoleis e lui ha sguinzagliato i suoi mercenari nel mio ufficio. Ah. Il suo obiettivo non è in questo spazio porto, mi pare di capire. Ma credo che Anoleis non la lascerebbe andare via. Se riuscirà a recuperare le prove dal mio ufficio, le darò un lasciapassare per il garage e una ricompensa in È più. Molto interessante. Perché Anoleis non le ha ritirato il lasciapassare? E perché dovrebbe? Lì fuori ci sono solo cumuli di neve e Nataka affamati. E la vetta 15? Come fa ad avere un lasciapassare? Io sono un dirigente. Su Noveria gran parte dei dirigenti può spostarsi liberamente. Ah, qui non è solo interessante, qui è proprio d'accordo. Ci sta. Se quell'altro è un corruttone... Oddio, non so lui, Lorik, quanto sia esattamente esemplare nel suo atteggiamento, ma... Ma d'accordo. Oddio, vorrei forse parlare con Anoleis, magari dovrei sentire entrambe le versioni. Interessante. Ha già un piano? Certo. Anche se ci sarebbe, diciamo, un piccolo problema. Forse bisognerà ricorrere alle maniere forti con gli uomini di Anoleis. Ha ordinato ai membri della squadra di sicurezza di Anshan di rovistare nel mio ufficio. Li ha ingaggiati illegalmente. Il capitano Matsuo non è al corrente di questi straordinari fatti dai suoi uomini. Mia priorità sarà recuperare le sue prove. Spero di non dover uccidere nessuno. Esatto. Eccellente. Prenda, con questa riuscirà a entrare nei nostri uffici. Serve ad attivare l'ascensore. Le prove sono nel computer del mio ufficio. Questo DMO contiene la chiave di decrittazione per accedere. Lo inserisca nel lettore, si avvierà automaticamente. E cerchi di non macchiare di sangue i tappeti, d'accordo? Ci proveremo, caro mio. Ci proveremo. Adesso però, prima di tutto, prima ancora di parlare con Anoleis, perché ci andremo a parlare, e prima di fare qualsiasi altra cosa, dovremo andare a prendere il pacco per il mercante e il Krogan mercenario. Non me lo sono dimenticato. È semplicemente che prima volevo... Sei uno spettro, vero? La direzione ci ha ordinato di non parlarti. Ah, allora, possiamo anche avvertire Rafael Vargas del fatto che volessero fargli un po' di spionaggio? C'è qualche problema? No. Non possiamo essere così generosi. Di qua si va sopra e poi si riscende di sotto. Là. Allora, aspettate, fatemi venire a vedere cosa c'è in questa stanzina. Hanno fatto una buona offerta? Non credi esattamente. Sì, ma non posso entrare nei 500 crediti per fare spionaggio industriale mi era parsa una pessima offerta. Ah, ma non parlava con me. Oh certo. Allora, scale per salire dietro Vargas. E Vargas, signori, chiaramente vi ricorderà un altro nome di un'altra serie su questo canale. Una persona molto simpatica e che anche ha fatto una bruttissima fine. Decente. L'hotel è riservato ai dipendenti delle corporazioni. Ok. Prestami ascolto, fratello. Sono io. Ora mi trovo su Noveria. Non posso stare molto, questa chiamata mi costa 10 crediti al minuto. È in tempo reale dalla fascia, pensavi fosse gratis per caso. Ok. Ho bisogno di informazioni, qui c'è qualcosa di grosso e c'entra la sintetica. Scusa. Il direttore, Lorik Kin, è stato preso con le mani nel sacco. La sede è stata chiusa dall'amministratore di Anshan. Cerca di scoprire il più possibile su di lui. Ecco il suo nome, preparati. Ranadril Gan Sua Fulson Karaten Nar Ea di Bel Anoleis. Scusa? No, è l'amministratore. L'amministratore di Anshan. Bel nome. Beh, pensaci bene. Un Turian non rischierebbe di farsi chiudere l'ufficio. Loro non mettono mai a repentaglio la propria squadra. È la prima cosa che gli insegnano. Credo che l'amministratore stia usando questo Kin per distogliere l'attenzione dalle sue grane. Certo che potrei cercare io stesso, ma non lo sai che qui su Noveria le informazioni vengono tutte filtrate e censurate? E i risultati di una ricerca estesa ad altri sistemi ci metterebbero una vita ad arrivare fin qui. Grazie, fratello. Ora devo andare. Sì, ti chiamerò presto. Molto interessante questa conversazione che abbiamo rigliato. Molto interessante veramente. Ah, questo è Inamorda. E... ci parliamo appena prendiamo il pacco. Cosa che non ci dovrebbe chiedere troppo. C'è un terminale da decrittare. Registi di sicurezza trasmissione non autorizzata. Non so se si riceverà questa comunicazione, dottore, ma deve assolutamente mettersi al sicuro. Il suo legame con l'organizzazione è venuto alla luce. La base nel sistema Newton è in pericolo. Ok. Questo forse ci ha sbloccato qualcosa. Non saprei. Si sta muovendo da solo. Ho disattivato la sicurezza della Synthetic Insights? Veramente? Ah, così proprio?
Da qua era? Va bene, allora facciamo così. Andiamo a prendere il pacco, torniamo da Inamorda e vediamo il resto. Per ora, Noveria. Per quanto sia un qualcosa di abbastanza subdolo e vagamente schifosetto, va detto. Mi sta divertendo.